scomparso sulla Miata, la moglie incontra il sindaco di Abbadia San Salvatore. Chiude Avicop, licenziati 200 lavoratori, sindacati, una bomba sociale sul territorio, proclamato lo sciopero il 20 a Cesena. Consiglio comunale sulla mancanza di studentati a Siena, giunti in corso il dialogo con i rettori. Calcio, Franchi e Bertoni, gestione affidata per un anno al Siena, tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Torniamo ad occuparci del caso di Nicolas Matias Del Rio, il corriere scomparso sulla Miata da oltre 3 settimane. Oggi la moglie Carolina ha incontrato il sindaco di Abbadia San Salvatore, il servizio di Cristiana Morte. Oltre 3 settimane senza Nicolas Matias Del Rio, il corriere quarantenne scomparso sulla Miata. Da quel pomeriggio di mercoledì 22 maggio dell'uomo di origine argentina non c'è più traccia. E più il tempo passa, più sale l'angoscia di familiari e amici. Anche per questo la moglie Carolina e la cugina Costanza hanno incontrato il neosindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini. Dopo giorni di silenzio, adesso la priorità è diffondere il messaggio il più possibile nella speranza che qualcuno possa fornire notizie di Nicolas. La loro richiesta è fondamentalmente quello che, ed è anche questo il motivo per cui quando mi avete chiamato vi ho risposto in maniera affermativa ad un'intervista, è che venga messo a conoscenza più persone possibili della scomparsa di Nicolas e soprattutto di dar massima diffusione alla notizia, perché ovviamente qualunque persona possa vedere Nicolas o diciamo ne abbia informazioni, si possa mettere in contatto con loro. Ecco, quindi questa è la loro principale richiesta. Nessuna novità sul fronte delle indagini e il giallo della Miata si infittisce. Il primo cittadino Badengo confida negli inquirenti. Onestamente la mia impressione conta veramente poco, insomma, ecco, questo è un momento delicato per la famiglia e è un momento delicato per tutti coloro che gli sono vicini. Nicolas era un cittadino badengo perché aveva da poco preso la residenza, quindi è un mio cittadino e è una situazione particolarmente delicata e quindi ecco la mia posizione, la mia idea su quello che è successo purtroppo conta poco. Ora dobbiamo dar seguito e dobbiamo diffondere questa informazione appunto come è volontà della famiglia e ci dobbiamo attenere a quello che poi viene fuori dalle indagini appunto fatte da chi sta portando avanti le indagini. Amadori chiuderà lo stabilimento, l'azienda licenzierà tutti i 200 lavoratori di Monteriggioni, la maggior parte dei quali a Ventizzi. Il 20 di conseguenza è stato proclamato lo sciopero davanti alla sede di Cesena. Il peggio, come ecco, volevamo evitarlo, però è arrivato. Ieri con una mail è arrivata la notizia bomba che Amadori licenzia 200 operai, quindi chiude il sito, praticamente esce dalla Toscana, perché l'unico sito che ha in Toscana è il sito di Monteriggioni. Avicop, società del gruppo Amadori, attiva da 30 anni nel comparto della carne di tacchino, ha comunicato alla Regione Toscana la chiusura del sito di Monteriggioni e di conseguenza il licenziamento di 200 lavoratori, l'80% a Ventizzi, ovvero il personale non avrà neppure accesso a forme di sostegno al reddito se non la disoccupazione agricola, che comunque non potrà essere riscossa prima del 2025. Per questo i sindacati hanno proclamato per il 20 giugno uno sciopero e un presidio davanti alla sede Amadori di Cesena. Tanto abbiamo proclamato per giorno 20 uno sciopero e ci sarà un presidio a Cesena con tutti i lavoratori al quale parteciperà anche il sindaco di Monteriggioni, il presidente della provincia Davide Bussagli e anche la regione. Dall'inizio dell'anno i lavoratori hanno visto ridursi le ore di lavoro e i salari senza percepire ammortizzatori sociali in quanto non previsti dal contratto della cooperazione agricola. Amadori aveva giustificato i tagli parlando della significativa contrazione della domanda di carne di tacchino da parte dei consumatori italiani, ma i sindacati hanno ricordato che l'azienda ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 9,7 miliardi di euro per un utile netto di 67,5 milioni, cifre che avrebbero reso la riqualificazione dell'impianto di Monteriggioni pienamente sostenibile economicamente. Il calo
ci dicono è del circa del 25%. Il problema grosso è che questo calo si è riversato tutto sul sito dei Monteriggioni, quindi a pagare questo eventuale calo del mercato è solo e semplicemente il sito dei Monteriggioni e quindi questi 200 operai. Il gruppo non è un gruppo in crisi, quindi non c'è una crisi aziendale, perché il gruppo è florido, il gruppo produce utili importanti, quindi per noi è un... ecco, mi permetto di dire che c'era già un progetto di chiusura di questo sito, e che non è stato sicuramente il 25% di calo del mercato del tacchino che ha portato a questa decisione. Una mozione per l'istituzione di un tavolo finalizzato alla tutela del commercio nel centro storico è quella presentata dal consigliere di area civica Fabio Pacciani, ma bocciata dalla maggioranza oggi in Consiglio Comunale. Il servizio di Cristian Lamorte. Istituire un tavolo aperto e permanente con tutti i soggetti cittadini coinvolti affinché vengano analizzate le molteplici criticità e condivise misure per incentivare e valorizzare le attività commerciali di qualità, utili a caratterizzare l'identità e il valore artistico-culturale cittadino, ma anche a contrastare l'abbandono dei locali. Questo è l'intento della mozione presentata in Consiglio Comunale dal consigliere di area civica Fabio Pacciani, discussa in aula e poi bocciata dalla maggioranza. Noi avevamo provato a fare un tentativo per cercare di far mettere insieme più attori, cosa che secondo noi dovrebbe essere doveroso da parte dell'amministrazione, che dovrebbe funzionare da collettore di esigenze e poi trovare le soluzioni. Dice che tutto questo più o meno lo stanno già facendo, aspettiamo risultati e con rammarico ancora una volta prendiamo atto di una mancanza di collaborazione. L'amministrazione assolutamente non è indifferente al problema, che è un problema comunque di carattere nazionale. Sono iniziate già le concertazioni con tutte le associazioni di categoria, le associazioni coinvolte, e il lavoro dell'amministrazione sta andando in quella direzione. Ovviamente l'amministrazione la legislatura dura 5 anni e quindi dobbiamo essere liberi di portare avanti quelli che sono gli obiettivi. Il tema è alla nostra attenzione quotidianamente. Pochi studentati a Siena, la problematica è arrivata in Consiglio Comunale tramite un'interrogazione del Partito Democratico. Ce ne parla Filippo Megliattini. La situazione abitativa a Siena degli studenti universitari arriva in Consiglio Comunale. Ad interrogare la Giunta sul tema sono stati i consiglieri del Partito Democratico. La capogruppo Mazzarelli ha chiesto quali siano le azioni che l'amministrazione comunale intende mettere in campo per migliorare la situazione abitativa a Siena. A rispondere è stata l'assessore Vanna Giunti. Io ho iniziato un percorso di dialogo e di confronto con entrambi i rettori proprio per capire quelle che possono essere le numerose necessità degli studenti che arrivano a Siena per una loro maggiore integrazione, ma nello stesso tempo anche perché la città possa avere, come dire, dei ritorni dalla presenza degli studenti, che non dico solo in termini economici, ma gli studenti sono una grande ricchezza, sono una grande risorsa anche per aspetti di innovazione che si possono applicare in questa città, su alcuni già stiamo di fatto lavorando. Parzialmente soddisfatta della risposta, la consigliera Mazzarelli. Abbiamo avuto notizia nelle settimane scorse di che uno dei progetti che sono stati valutati dall'amministrazione per ridare di nuovo vita allo studentato, all'ex studentato di Via del Porrione, è naufragato per alcune problematiche anche comprensibili, fra cui il fatto che il gestore che era stato individuato voleva trasformare la struttura nei mesi estivi in una struttura ricettiva tradizionale. C'è un primo impegno da parte dell'amministrazione che però adesso si deve concretizzare in delle risposte, in quanto ancora ad oggi una struttura a prezzi calmierati per gli studenti a Siena non esiste.
Dalla Città delle Torri alla Fondazione Musei Senesi, Carolina Taddei è diventata la nuova coordinatrice della rete museale. L'ha incontrata per noi Cristiana Morte. Uno sguardo ai linguaggi del contemporaneo, un impegno che prosegue nel solco già avviato, una serie di progettualità nuove che confermano e valorizzano la centralità delle collezioni e del patrimonio delle terre di Siena. Sono solo alcune delle esperienze e delle proposte che Carolina Taddei porta all'interno di Fondazione Musei Senesi, nel suo nuovo ruolo di coordinatrice della rete museale. Storica dell'arte, esperta nella gestione di eventi culturali, con una spiccata sensibilità nei confronti del contemporaneo e l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, con un'attenzione particolare per la fascia giovanile, Carolina Taddei ha anche una decennale esperienza amministrativa come assessore alla cultura e al turismo a San Gimignano. Sto prendendo in mano tutto, ovviamente andremo in continuità con quello che è il lavoro di fondazione importante svolto in tutti questi anni. Ci sono vari progetti nuovi, li presenteremo l'11 di luglio in modo più completo. Qualche piccola anticipazione, ovviamente mi porto dietro un'esperienza che è legata al turismo sostenibile, UNESCO. Abbiamo un territorio prezioso con ben 4 siti riconosciuti da UNESCO, che sono il comune, il centro storico di Pienza, il centro storico di San Gimignano, il centro storico di Siena e la Val d'Orcia. Su questo puntiamo anche per fare un coordinamento regionale cioè della nostra provincia anche rispetto alla regione. Poi il turismo, ovviamente su questo lavorerò in modo un po' più fattivo. Il turismo culturale è qualcosa di importante, abbiamo tantissime esperienze che possono essere coprogettate e valorizzate maggiormente. Poi ovviamente la cultura resta il nostro primo obiettivo e il coinvolgimento delle comunità. Senta, di recente l'ingresso, il ritorno del comune di Siena all'interno della fondazione, come la valuta? Beh, mi sembra un ottimo ritorno, qualcosa anche di necessario, era anche soltanto linguisticamente un po' anomalo che nella Fondazione Musei Senesi non ci fosse proprio il capoluogo. Bene, mi auguro che sia possibile svolgere un lavoro di sussidiarietà dove il comune capoluogo lavora in sinergia con tutti gli altri comuni della provincia e proprio ecco, ricreando un tessuto culturale che si allea, che si sostiene e che si sa comunicare. Proprio per valorizzare un territorio che è unico. Io sto vedendo tutti i musei, vi assicuro, sono uno più bello dell'altro, abbiamo un patrimonio pazzesco. Siena celebra la giornata mondiale del donatore di sangue, lo fa con il CUS Siena Rugby. Generosità a metà è stato questo lo slogan con cui Siena ha celebrato il 14 giugno giornata mondiale del donatore di sangue. Nello specifico si è trattato di una donazione di sangue collettiva che ha visto protagonisti gli atleti del CUS Siena Rugby, ovvero i propri testimoni dell'evento, che si sono recati al centro emotrasfusionale dell'azienda ospedaliera universitaria senese per effettuare il loro gesto di solidarietà. Grazie soprattutto a tutte le donatrici e tutti i nostri donatori, perché senza di loro non avremmo senso di esistere davvero. Grazie a tutte le associazioni che dei donatori che ci hanno dato una grandissima mano, è bellissimo lavorare insieme in sinergia e in grande amicizia, devo dire. E grazie soprattutto alla squadra di rugby che oggi è venuta a fare la donazione in toto, è testimonianza di grande interesse verso la solidarietà e verso la cultura della donazione. Siamo molto contenti di partecipare come testimonial a questo evento, ci è stato chiesto quest'anno di seguire noi questa attività, gli anni scorsi sono venute altre società come il Costone, la Menzana e la Robur e quest'anno appunto siamo felici di far parte noi di questa cosa. Già contando che diversi giocatori già donano per le proprie associazioni, per la Contrada o altre al di fuori del comune di Siena e quindi diciamo è stata l'occasione per ritrovare quella convivialità tra di noi, per venire a donare tutti insieme e per dare diciamo anche un esempio non solo a noi, alla squadra, al resto dei giocatori che non donano, ma anche a tutti i ragazzi più piccoli che un giorno potranno donare anche loro. E comunque anche venire qui e rappresentare la nostra città in un evento mondiale come questo. Torna a Siena la magia delle mille miglia. Tante le persone accorse in Piazza del Campo per vedere macchine che hanno fatto la storia. Per noi Filippo Meattini. Il fascino della mille miglia incanta Siena ancora una volta. Oltre 400 le vetture che hanno preso parte all'edizione del 2024 di una delle manifestazioni più celebri del mondo automobilistico. Le auto sono arrivate in Piazza del Campo dopo aver attraversato le crete senesi e successivamente sono ripartite in direzione Chianti. Uno spettacolo che ha attratto centinaia di curiosi accorsi in Piazza del Campo e lungo tutto il tragitto per ammirare le bellezze di un'altra epoca, ma anche quelle moderne. Infatti, insieme alla
Mille Miglia, ci sono anche i partecipanti al Ferrari Tribute. Molto bene, splendido. Com'è qui a Siena? Splendida, la conoscevo già, ma è fantastica, ogni volta che ci torno è sempre meglio. Si stanca un po', però è duro, però è si diverte molto. C'è stato qui una, con la bicicletta già 30 anni fa, però conosco questo piazzale qui, è un spettacolo. L'exploit di Alleanza Verdi e Sinistra anche nel territorio senese, ne abbiamo parlato proprio con Cecilia Bassi, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha commentato ai nostri microfoni il successo elettorale. Dunque un risultato davvero straordinario, sorprendente in tutta Italia, ma soprattutto nella nostra circoscrizione Italia Centrale, dove in Toscana abbiamo fatto addirittura il 7,5%, nel Lazio abbiamo superato l'8%, quindi davvero un risultato incredibile per noi, siamo euforici. Ecco, cosa deve fare Alleanza Verdi Sinistra per mantenere questo hype? Beh, dunque, finita un po' l'euforia di questo risultato elettorale, noi ci mettiamo subito a lavorare e nei prossimi mesi ci impegneremo affinché questo consenso, questi voti e questo elettorato si traduca in persone. Persone che abbiano voglia di attivarsi, di impegnarsi, di portare idee e progettualità. Partendo proprio dai luoghi del vivere quotidiano, cioè dai territori, e quindi le porte di Europa Verde sono spalancate in questo senso, creeremo sicuramente occasioni di incontro, di conoscenza appunto nei confronti di tutti coloro che vorranno impegnarsi in maniera concreta per creare sui territori degli organismi che siano vivi, che siano propositivi e attivi in questo senso. Ecco, c'è qualche strategia, qualche obiettivo proprio qui nel territorio della provincia di Siena anche a breve termine? Sì, è un territorio, come sappiamo, meraviglioso, splendido, conosciuto in tutto il mondo, pieno di turismo e quindi molto visitato, però se si va a guardare un po' sotto il tappeto ci sono delle fragilità ambientali anche nei nostri bellissimi territori, e quindi noi vogliamo lavorare soprattutto sul territorio senese della provincia di Siena, ma anche nelle altre province della Toscana, appunto per affrontare questi temi, cercare soluzioni e mantenere viva l'attenzione dei cittadini del territorio senese. E in vista del ballottaggio a Poggibonsi, Claudio Lucidi e il Polo Civico, come aveva promesso in campagna elettorale, non si apparenta né con cenni né con Picardi, invita però i suoi elettori a valutare quale sia la candidatura che rispecchia di più il progetto civico Vivi Poggibonsi. Claudio Lucidi, cosa vuole dire al suo elettorato in vista del ballottaggio del 23 e del 24 giugno? Sì, io fin dal primo momento in cui ho accettato la candidatura a sindaco del comune di Poggibonsi e ho accettato di dar vita a una lista civica, ho detto che noi ci candidavamo con la nostra lista civica a governare la città se avessimo avuto il consenso dei cittadini. Se ciò non fosse avvenuto, noi comunque, qualunque sia la forza che governerà, la forza politica che governerà il comune, noi andremo all'opposizione, e così sarà. Quindi noi non solo non faremo apparentamenti, ma neanche faremo dichiarazioni di voto a favore di ciascuna delle due candidate. Quindi io invito i nostri elettori, quelli che c'è, i 2000 circa elettori che ci hanno dato il voto, il consenso l'8 e il 9 di giugno, a valutare per quale delle due candidate a loro parere corrisponde più al nostro progetto civico, quindi alternativo ai partiti. Noi siamo una cosa diversa, siamo un percorso civico che ora inizierà con la creazione dell'associazione Vivi Poggibonsi, quindi un percorso civico che parte dal basso, alternativo sia alla candidatura e alle forze sostenute che si sono coalizzate intorno a Susanna Cenni, ma altrettanto alternativo alle forze che si sono coalizzate attorno ad Angela Picardi. Il Comune di Siena affiderà la gestione dello Stadio Franchi del campo sportivo Bertoni per un anno al Siena, ce ne parla Filippo Meiattini.
Lo stadio Franchi e il campo sportivo Bertoni saranno gestiti dal Siena FC per un anno. A stabilirlo sono stati l'amministrazione comunale e la società bianconera in un incontro avvenuto oggi a Palazzo Pubblico. Durante l'estate il comune svolgerà i lavori di sistemazione per circa 350.000 euro, che si aggiungeranno ai 50.000 euro già investiti. L'iter amministrativo per la concessione degli impianti terminerà entro la fine di giugno. È andato molto bene, il clima è stato disteso come in altre riunioni che abbiamo avuto in tutti questi mesi e abbiamo trovato la quadra per l'affidamento per la durata di un anno dei due impianti, quindi dello stadio e del campo del Bertoni. Come sapete il Comune di Siena entro l'estate svolgerà dei lavori per 350.000 euro di manutenzione straordinaria in modo da dare alla società degli impianti sicuramente rinfrescati e pronti per la nuova annata sportiva. Un affidamento a breve termine, probabilmente gli atti amministrativi si concluderanno entro il mese di giugno, così che poi la società possa entrare fisicamente negli impianti con un titolo dai primi di luglio per un anno, perché questo ci consente di farlo velocemente. Ovviamente nel corso dell'inverno noi prepareremo una concessione che andrà a gara e naturalmente quello sarà un altro discorso. Ancora sport, telecablate Sport Village, questo è il nome della nuova cittadella dello sport a Siena. Il progetto porterà alla costruzione di un nuovo palazzetto. Filippo Meattini. Nasce una nuova cittadella dello sport a Siena. Il Terecablate Sport Village sta per diventare realtà grazie alla sinergia tra l'azienda Benefit e il CUS. L'Università degli Studi di Siena ha intercettato dei fondi PNRR che, uniti al contributo di Terecablate, permetteranno la realizzazione di un nuovo impianto al posto del campetto da calcio del CUS. Questo consentirà di trasformare il palascherma in un palazzetto polifunzionale aperto alla città. La sponsorizzazione di Terecablate ha una durata di 20 anni. Credo per la prima volta a Siena si fa un'operazione che ha una natura commerciale e allo stesso tempo sociale. Non è quello che io definisco un cambio merci come poteva essere avvenuto in passato, ma noi abbiamo avuto una proposta che è quella di sponsorizzare il progetto. Per noi ha una duplice valenza, perché da una parte consolida il brand Terecablate sul territorio per un periodo di 20 anni, dall'altra esprime la nostra natura di società benefit, perché facciamo un'operazione a vantaggio del territorio. I lavori saranno consegnati intorno al 30 di giugno e dureranno fra un anno e mezzo e due anni. Al termine di questo periodo noi avremo l'impianto della scherma nuovo e in più potremo riadibire la vecchia palestra da scherma alla pallavolo, pallacanestro e calcio. È una struttura che speriamo possa essere godibile per tutti, è un investimento intelligente secondo noi quello che l'università ha deciso di fare e noi abbiamo pensato che era giusto accompagnarla. Ovviamente si accompagna anche ad un'operazione di visibilità che la nostra società Terecablate Rete e Servizi fa, perché dobbiamo perseguire anche quegli obiettivi. Stiamo completando le operazioni che ci consentiranno l'assegnazione dei lavori. Siamo contenti, è stata espletata la gara proprio oggi sostanzialmente, attendiamo le verifiche del caso rispetto alla ditta assegnataria e a questo punto sappiamo che a breve potremo cominciare i lavori per la costruzione in città di un nuovo edificio dedicato allo sport. Era tanto che non succedeva e credo dobbiamo esserne soddisfatti. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire tornano le previsioni del tempo, poi alle 21.30 storie da raccontare, la trasmissione condotta da Roberto Rosa, mentre alle 22.45 è la volta di Viola Carignani con In Salute. Vi ricordo che l'informazione locale torna come di consueto domani a partire dalle 20.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia.